Abbiamo appena visto storie di criminalità, di soprusi e di abusi. Ma anche se molti nel Sud Italia lamentano che lo Stato è assente, un movimento di cittadini del posto, nati e cresciuti nelle terre della Camorra, c'è e si fa sempre più forte. Torniamo quindi ora a Castelvolturno per raccontare però l'altra faccia della medaglia, quella del sistema dei beni confiscati, della società civile che reagisce ma che incontra ostacoli burocratici e non, quella che sovente viene ignorata. Ma la sua voce si fa sempre più sentire, dando speranza a tutti. Noi siamo andati a parlare con loro, a sentire le loro storie, le storie toccanti di chi alla camorra si ribella. Qui hai 10 probabilità in più che in altre parti d'Italia che possa accadere qualsiasi cosa. Che possa accadere una sparatoria, una violenza. Cioè, è tutto molto più labile. C'è molto disprezzo per la vita umana. La camorra, la criminalità organizzata, è un fenomeno economico. La camorra non ha ucciso soltanto le persone. La camorra ha ucciso la speranza delle persone. Ma sul territorio c'è anche gente che resiste. Io non posso e non voglio, non devo aver paura. Sergio, raccontaci dove siamo in questo momento. Siamo a Castelvolturno, siamo sulla Domiziana, la famosa Domiziana. Questa è la Domiziana. La Domiziana che parte da confine Lazio-Campania, costeggia il mare e arriva fino alle porte di Napoli. Posto dove siamo, noi siamo sul ponte dei Reggi Lagni. Reggi Lagni è un'opera dei Borboni, quindi risale al 1800, e raccoglie tutte quante le acque reflue, scarica direttamente a mare e parte per molti chilometri nell'entroterra casertano. Qui la presenza della camorra, si doveva ripulire, rimettere in sicurezza gli argini, i depuratori, tutta un'opera di svariati miliardi delle vecchie lire mai andata in porto perché era sotto appalto, cioè un appalto depredato dalla camorra. È una sorta di canale, il più inquinato d'Europa, perché con tutte le discariche illegali di rifiuti tossici, rifiuti industriali, radioattività, diossine, fanghi industriali, di tutto. Guarda lì, ci camminano anche con i cavalli a traino dentro. Perché poi gli immigrati o quant'altro fanno base a Castelvolturno? Perché Castelvolturno è una speculazione edilizia fortissima, migliaia e migliaia di case vuote, le quali vengono prese dagli immigrati di colore, perché qui non c'è controllo. Ma attenzione, tutti i ragazzi di colore pagano l'affitto. E a chi lo pagano? Ai bianchi. L'uomo bianco viene da Napoli, viene da casa sua, viene qui il mese e si ritrova i suoi soldi. E i ragazzi pagano, che siano criminali o meno. Queste case qua mi sembrano molto belle, mi sembrano nuove. Al contrario di questa, per esempio, qua dietro. Chi abita lì e chi abita lì? Questa è l'American Palace, una struttura che deve essere anche abusiva, quindi deve essere chiusa, che apparteneva a imprenditori locali. Alla fine erano strutture completamente affittate agli immigrati perché nessuno ci voleva vivere. Allora qui vivono gli immigrati, dall'altra parte del fiume vivono i castellani. Quindi anche qui vive la gente normale. Mm-hmm. In questa casa qua, che mi ha detto essere abitata da immigrati africani, un appartamento di due stanze, quanto viene affittato? Viene affittato a persona, solitamente. Tu mi dai 200 euro, vivete in due, mi dai 400 euro. Castelvolturno e le zone limitrofe da cui partiamo in questo viaggio presentano molti aspetti altamente contraddittori tra di loro. È una terra di sangue, una terra di camorra. Ma proprio da queste terre qualcuno è ripartito. È la parte di Stato che funziona, sono i cittadini che resistono e lottano per contrastare la camorra e ora anche il nuovo fenomeno della criminalità africana. Capisco in fretta che la resistenza deve basarsi sulla creazione di un sistema economico legale alternativo a quello camorristico. Sovente questo rinizio parte proprio dai beni confiscati alla camorra. Siamo andati al municipio del comune di Carinola per accompagnare il sindaco su un terreno confiscato.
Mauro, ci spieghi come esattamente viene confiscato un terreno? Qual è la procedura? Sì, ci sono tre fasi fondamentali: la fase del sequestro, la fase della confisca e la fase della destinazione. Quando il bene viene confiscato in maniera definitiva, passa all'agenzia del demanio. Qualche volta capita che all'interno ci siano ancora degli occupanti abusivi. È uno smacco alla legge tenere la gente che è stata cacciata da un iter processuale, tenerla ancora lì. Hanno chiesto una documentazione, Lorenzo, gli altri, salvo. Dobbiamo fare un sopralluogo su alcuni terreni che sono stati inseriti nel percorso della cooperativa Le Terre di Don Peppe Diana. È un terreno di 2 ettari che non conosciamo. Stiamo provando in qualche modo a capire insieme al nostro agronomo quali sono le qualità agronomiche del terreno e che cosa ci si può fare sopra. Chi ci accompagna? Voi temete il... Assolutamente, noi abbiamo un obiettivo oggi, quindi dobbiamo raggiungerlo. Contrattore, se il contrattore dobbiamo andare. Ci fa piacere sentirlo. Ecco, qui vediamo la problematica dello Stato. Queste persone devono, con i mezzi che ci hanno indicato, andare lì. Che cosa accade? Non c'è una firma, non c'è una carta, la responsabilità di quello, è piovuto, sta piovendo, c'è del fango, ognuno se la gioca. La situazione si sblocca e riusciamo a partire per visitare questo appezzamento di terreno, ormai confiscato alla camorra. Le foto aeree ci mostrano quanto è vasto il territorio, un tempo sottratto alla legalità, ai cittadini, allo Stato. La strada per arrivarci è ardua e capisco la difficoltà che a volte ha la legalità nel riaffermarsi, soprattutto in terre che sono state acquistate con proventi illeciti, con omicidi. No, ma a che altezza siamo qua? Bella miseria. Forse è incantevole. È bellissimo, infatti, sì, anche il percorso è bello. È vero, meraviglioso. Questo è uno dei terreni confiscati a un certo Pagano Arturo, è stato confiscato in maniera definitiva nel 2002. Faceva parte di quale clan? Penso del Casalesi. I Casalesi. C'è anche quel rudere, qualcuno diceva che era luogo di latitanza, proprio perché per la difficoltà ad accedere con i mezzi. Quindi era difficile arrivare in questo posto e quindi un nascondiglio perfetto per un latitante? Sì. Se non ripartiamo dal valore della nostra terra, allora i nostri genitori, i nostri nonni amavano la terra, amavano quello che la terra gli dava. Ci spostiamo ora a Casal di Principe, su un terreno confiscato alla camorra e destinato poi ad uso agricolo dall'associazione Agro Rinasce, un consorzio che riceve terreni confiscati dai comuni limitrofi e li affida ad operatori del terzo settore. Questo è il caso di Mirella, che gestisce questo spazio insieme al suo gruppo di lavoro, coltivando pescheti. Così combattono la camorra. Ci ha stimolato l'idea di partire proprio dalla terra. Casal di Principe è la terra dei Mazzoni, noi vivevamo di terra, i nostri nonni erano agricoltori, però purtroppo è andato in disuso l'idea di lavorare la terra e quindi a noi è piaciuto tanto l'idea di partire da questo per poter cominciare un discorso di restituzione al territorio di qualcosa che poi è stato tolto. Il terreno quanto è ampio? Sono circa 5.000 metri quadri di terreno. Era un unico pezzo di terreno appartenente alla famiglia De Ferraro e quindi metà terreno era di Sebastiano, che poi è stato confiscato, l'altro terreno apparteneva al fratello che tuttora insomma coltiva le sue piante di pesca. Quindi là dove termina l'impianto di irrigazione finisce il nostro terreno, ovviamente sono legati, sono proprio perché inizialmente era un unico terreno. Ci sono mai dei problemi, delle rivendicazioni di questo terreno da parte di alcuni della famiglia? No, non ce ne sono stati ad oggi, assolutamente no. Non ci sono confini, ma non ne metteremo di confini. Quello che facciamo noi lo devono vedere, perché questa è una strada provinciale, lo devono vedere tutti e lo vedono tutti.